Prendete gli acquerelli che iniziamo a dipingere. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video del corso di acquerello. Finalmente cominciamo a dipingere oggi, ragazzi. Cominciamo nella maniera che a me pare più adeguata per un corso per principianti sotto zero perché è giusto imparare piano piano l'utilizzo dei colori e della materia. Oggi prenderemo un colore e con quel colore svilupperemo una veduta utilizzando alcune delle tecniche che abbiamo imparato nei video precedenti, che vi metto qui nelle schede info, quindi cliccando sulla i vi si apriranno i video dove troverete le tecniche relative a quello che usiamo mano a mano nel nostro video di oggi. Il nostro sarà un paesaggio etneo in blu, perché mi piaceva cominciare a dipingere nel corso di acquarello con lo stesso soggetto con cui abbiamo cominciato nel corso di pittura. Nel corso di pittura abbiamo cominciato con un Etna e qui sul corso di acquarello cominciamo con una veduta dell'Etna, però tutta in blu. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Iniziamo a mettere in pratica quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti con delle piccole cartoline monocrome, nel senso che daremo l'idea di un paesaggio usando una sola tinta per sovrapposizioni, una massimo due tinte, potremmo aggiungere anche delle terre o del nero, vedremo insieme nel corso del lavoro. Cosa ci occorre? Avere sempre davanti la nostra selezione di pennelli per acquerello. Un'accortezza, molto spesso anche per questioni economiche, c'è la tentazione di usare i pennelli per acquarello anche quando usiamo gli acrilici o per altre tecniche. Il mio consiglio invece è di tenere i pennelli per acquarello solo ed esclusivamente per l'acquarello, perché sono dei pennelli con delle setole innanzitutto più delicate, ma sono le paste con cui si lavora che rimangono tra le setole e fanno allargare e modificare la forma del pennello. Quindi vi consiglio, per gli acquerelli che non danno forma ai pennelli, in pratica non sformano i pennelli, usate solo pennelli che avrete per questo e vi dureranno veramente una vita. Degli acquerelli userò quelli Ferrari o la carta che userò in questo caso con voi Ferrario. Ve lo dico soltanto non per scopo di promo, ma solamente per farvi capire il risultato che ottengo, con cosa lo ottengo. Naturalmente ci occorrerà anche una matita. La prima cosa quando dipingete naturalmente sarà la postazione. Il bicchiere ponetelo sempre dalla parte con cui tenete il pennello, in modo da evitare sgocciolamenti tra una transizione e l'altra del pennello sul foglio. Quindi io sono destrorza, lo metterò a destra. I pennelli tutti ben di fronte a me, se ne avete troppi e non li vedete dal bicchiere metteteli in piano sul vostro tavolo. La tavolozza dove vi viene più comodo, diciamo che io impegno soprattutto il lato destro per lavorare e lascio qui invece le pezzuole, tutte le cose che mi servono meno, i pennelli, insomma così, vedete? Ho tutto a portata di mano e inizio fissando il foglio sulla tavoletta. Io questo l'ho già fatto, ve l'ho fatto vedere tante volte, e metto appunto la tavoletta nel verso in cui voglio disegnare e comincio a riportare in maniera molto blanda il mio disegno che sarà un paesaggio. Abbiamo cominciato con un paesaggio dell'Etna per il corso di pittura, ha portato tanto bene, facciamolo anche per il corso d'acquerello. Vi avvicino per vedere appunto il disegno, quindi ho disegnato un Etna con più piani di stacco. Allora, io userò un tintoretto numero 10, quindi una punta, vista la superficie ridotta del soggetto, una punta che non sia né troppo fina né troppo grossa. Prelevo un blu cobalto dalla mia palette e la metto sulla mia tavolozza e lo stempero con un po' di oltremare. Nel frattempo, con un pennello qualunque, vado a creare il mio bagnato su bagnato, quindi bagno bene la superficie del mio dipinto
e non mi importa di essere precisa. In queste prime fasi voglio farvi fare dei lavori dove, anche se non siete precisi, non ci fa assolutamente nulla. Prendo il mio colore e vado a inserire il colore sulla superficie e lo faccio scendere verso il basso. Insisto maggiormente sugli angoli, sempre da bagnato, e sulla parte sommitale. Va bene così. Se ci sono delle colature dove non mi interessa avere colore, come vi ho fatto vedere, il colore si può anche eliminare con una pezzetta asciutta e lascio asciugare completamente. In orizzontale adesso aggiungo del colore dove voglio che appunto l'intensità sia maggiore, e sicuramente io voglio che l'intensità sia maggiore da questo lato, perché poi c'è lo sbuffo del pennacchio fumante, quindi da questo lato. Ora, siccome voglio che la parte proprio accostata all'Etna sia più leggera, cosa faccio? Quello che abbiamo fatto insieme: pennello ben scarico d'acqua, vado a raccogliere l'eccesso d'acqua che c'è sul bordo. Inclino la tavoletta in modo che il colore scendendo crei una sorta di sfumatura naturale. Casomai aggiungo un po' d'acqua per far sì che questo possa accadere in maniera più agevole, che il colore si spezzi maggiormente. Ok, asciugato il nostro cielo in maniera così un po' irregolare, come è il cielo del resto, andiamo ad immettere il nostro secondo step. Lo faremo con la tecnica del bagnato su asciutto e andremo a definire quello che è il versante della nostra montagna dell'Etna. Fatto ciò, asciugato, andiamo ancora ad aggiungere blu. Questa volta, siccome sto andando ad intensificare il colore, aggiungo più oltremare che cobalto. Quindi questa differenza tonale mi serve per mantenere bene il degradare cromatico, quindi non stonare come tonalità, ma nel frattempo scurire con la stessa tonalità. E aggiungiamo sempre con la tecnica dell'asciutto sul bagnato un altro tono. Qualora ritenessimo che è troppo chiaro, per esempio io lo vorrei leggermente più scuro, posso cominciare ad aggiungere un altro tono. In questo caso aggiungerò un pochino di nero avorio, poco poco. Potete aggiungere anche una terra, per adesso stiamo andando con colori base, perché poi il nero lo andremo via via scartando per scegliere altri colori più idonei per fare le diverse sfumature, ma intanto per iniziare va benissimo anche il nero. E adesso aggiungiamo ancora colore e rendiamo il nostro ultimo passaggio veramente scuro, quindi aggiungiamo un bel po' di nero e andiamo a definire l'ultimo dei nostri passaggi. Qui sto facendo dei ramoscelli, tiro via, definisco col più scuro anche una sagoma di un alberello che poi riempirò ovviamente col colore e poi definirò meglio in un secondo momento. Allora, definiti i piani del nostro lavoro, che come vedete sono 1, 2, 3, 4, adesso dobbiamo andare a definirne e a particolareggiarne ognuno di essi, movimentandolo leggermente e dando maggiore movimento al nostro lavoro, perché così appare tutto un po' piatto. E allora riprendiamo nelle zone in cui vogliamo accentuare magari qualcosa, tipo il colore, dove non ci è piaciuto
come il colore è venuto steso, piuttosto che sempre su con bagnato su asciutto oramai, in modo che si possa controllare molto bene la stesura del colore e si possa anche movimentare maggiormente in alcuni punti la parte scura e lasciare in altri punti delle zone un po' più chiare. Quindi anche sull'Etna, vedete, io vado ad aggiungere delle parti leggermente più scure, lasciando fuori invece delle parti un po' più chiare. Sul cielo ritorno lì dove voglio sfumare. Spingo in alto il colore in modo che la sfumatura vada via via riempiendo la parte superiore e il cielo risulti più scuro nella parte superiore. Ma volendo posso anche, sempre adesso che è bagnato, rimpinguare dei toni più scuri la parte sottostante e alzare la tavoletta. Adesso prendiamo un bel po' di nero, cominciamo a definire meglio le nostre forme. Scurendo maggiormente. Ora aggiungo solo del cobalto e del nero e tonalizzo, cioè riporto questo scuro sempre con una gradazione di toni che ci sia anche nella parte superiore, se no esce fuori tono e stona, appunto. Scusate il gioco di parole, ma è così. Cosa significa? Che ogni tono, anche il nero, deve essere imbibito delle stesse tonalità di azzurro che ci sono nella parte superiore, perché se no tende veramente il quadro a stonare e quindi a prendere delle colorazioni che facciano virare male il colore. Prendo un pennellino sottile, un po' di nero che porto a tono e riprendo l'alberello. Definisco meglio i ramoscelli che voglio che si vedano e sempre col pennello piccolo scurisco la parte prospiciente, proprio il punto di primo orizzonte, diciamo così. Se voglio creare delle zone anche nel primo orizzonte, quindi delle zone differenziate, basta aggiungere dello scuro in maniera lineare e magari decrescente, guardate qua, così, in modo che si creino proprio delle zone di colore più o meno intense che diano l'idea di essere momenti di un paesaggio differente. Dobbiamo scurire le frasche dell'albero. Anche queste devono stare veramente a contrasto col dipinto per creare proprio un gioco bellissimo di chiaroscuri. Quindi quelle più esterne, belle scure. Ora aggiungo un po' del colore dell'ultimo orizzonte a quello mediano, sempre per tonalizzare e per movimentare maggiormente. È vero! E per movimentare maggiormente. E mi piaceva farvi vedere come applicare qualcuno di quegli effetti che avevamo visto insieme. Per esempio, come schiarire una parte utilizzando dell'acqua e una pezzetta, una volta asciugatosi il colore. Quindi prendo un pennellino con dell'acqua e bagno la parte che voglio chiarificare leggermente e tiro via il colore. Qui
Quindi bagno, ecco la spugnetta, tiro via. Ed ecco che l'Etna in lontananza acquisisce il suo tono biancastro del ghiacciaio superiore. Senza tradire la forma del disegno che avevamo dato. Quindi aggiungo l'acqua lì dove voglio e tampono via quello che voglio togliere. Arrivata al tono desiderato, creiamo un contrasto e questa volta, sempre col pennellino piccolo, lo creiamo esterno dato dal fumo. Quindi qui sull'apice mettiamo del colore, che comunque scarichiamo sempre un po', aggiungiamo un blu. Questa volta lo sporchiamo con una punta di rosso, perché il fuoco dell'Etna necessita, e con la spugnetta andiamo a far perdere i bordi di questo fumo, così, e a rinforzare lì dove ci piace che abbia un'intensità maggiore, questa volta però con il blu. Scurisco le parti che voglio proprio stacchino totalmente. La nostra prima cartolina dalla Sicilia è pronta. Adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Avete visto? È facile. Naturalmente stiamo facendo, noi qui faremo dell'acquarello pittorico. Con l'acquarello pittorico naturalmente voi non dovrete cercare di farlo come lo faccio io, ma dovete trovare mano a mano un vostro stile, una vostra mano, una vostra leggerezza o una vostra pesantezza nell'acquarello. Ricordatevi, non c'è un solo modo di acquarellare, ci sono tanti modi di acquarellare che dipendono dai tanti modi di essere di ognuno di noi. In questo corso io vi insegnerò a modulare le pozze d'acqua e di colore. Vi insegnerò a modulare i pennelli, vi suggerirò quali sono i pennelli, i colori migliori, come costruire un acquarello, ma mai mai vi dirò che questo è il modo giusto o questo è il modo sbagliato di fare un acquarello. Sicuramente dovrete sempre mantenere nell'acquarello quella che è la trasparenza, anche se in toni veementi, come abbiamo toccato per esempio in questo acquarello che abbiamo fatto insieme, e anche cupi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile e che vi abbia dato un quell'input di ispirazione. Se è così, mi raccomando, acquarellatemi un bel pollice in su, condividetelo e lasciatemi tanti commenti qua sotto. Ditemi cosa volete fare, cosa vorreste vedere e soprattutto ditemi se riuscite a fare quello che io vi sto insegnando. Vi siete allenati? Avete fatto gli esercizi dei video precedenti? Avete provato le tecniche? Perché se non lo avete fatto, come vi ho fatto vedere, sarà difficile attendere direttamente ad un soggetto disegnato, ad un soggetto dipinto. Quindi allenatevi e vedrete che mano a mano progrediremo insieme. Non mi rimane che ricordarvi che vi aspetto su tutti i miei social, vi aspetto su 2cuoreunacappa insieme a Gabriele e vi aspetto anche sul mio nuovo canale. I link li trovate tutti qua sotto nel box informazioni, mi farà piacere avervi su tutti i miei social. E io vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao, arrivederci!